Nuovo appuntamento con i sogni nel cassetto. Questa volta siamo lontani dalla nostra abituale location e siamo venuti a Monte Paone Lido, in una fucina di idee, di attrezzature, di strumenti. E qui cerchiamo in una cassettiera questo sogno nel cassetto. Ma di chi è questo sogno? Chi è che lo sta cullando? Che lo sta facendo ad occhi aperti o anche ad occhi chiusi? Perché Gianvito Casadonte, è bello sognare ad occhi aperti o ad occhi chiusi? Ma è bello sognare, è bello sognare. Si può sognare ad occhi aperti, si può sognare ad occhi chiusi. Tu abitualmente, decidiamo del tu perché, sì, volentieri. Visto anche lo sbalzo generazionale, sì, però si ha una preferenza, con gli occhi aperti si sogna. A me piace sognare e realizzare i sogni, ecco, qualcosa che penso che debba essere parte di ogni uomo. Io nasco con i sogni, grazie a San Giovanni Bosco che mi ha insegnato a sognare. Bellissima questa espressione. E allora io apro questo cassetto e cominciamo con vedere quale può essere questo sogno nel cassetto di Gianvito Casadonte, che oggi abbiamo qui, anzi siamo noi ospiti da lui, nella sua qualità di direttore artistico di questo, sì, grande successo, che, di un evento che è arrivato in punta di piedi e che poi è esploso perché c'è qualità, evidentemente è un festival degno di essere accostato anche a tante altre iniziative del genere che magari hanno o avevano e hanno respiro internazionale, come è riuscito a conquistarli il Magna Grecia Festival, che quest'anno festeggia il 17° compleanno, sempre nella stessa location, stesso mare. C'è una canzone che dice non lasciare, come tu sei più di Vianello, se non di Vianello, sì, stessa, ecco, spiaggia, stessa spiaggia mare. Stesso mare. E allora no, te lo leggo io, sì, perché allora io... divulgare il più possibile l'attività cinematografica nelle scuole, questo è un altro sogno che ho, che spero di realizzare molto presto. Ecco, in questo periodo con i sogni andiamo un po' piano perché c'è una turbolenza, non sono tutti belli con questo coronavirus che va a go-go, un po' si nasconde, un po' riappare, ma noi ci allontaniamo da queste brutture momentanee, speriamo, della vita, per vedere nelle cose più belle che sono state realizzate, che andremo a realizzare. Volentieri. E allora cominciamo col dire, come sei arrivato a questa soglia di successo? Beh, io ho iniziato giovanissimo, all'età di 14 anni ho organizzato i miei primi concerti e ricordo qui a Montepone organizzai con la Prologo Danilo Merio, un cantante che andava per la maggiore in quegli anni, dopo il 92. Poi mi trasferì a Roma, dove ho frequentato l'università, mi sono laureato in arti e scienze dello spettacolo, ma avevo già intrapreso l'attività cinematografica perché ero diventato assistente alla regia di Riccardo Milani, che è uno dei registi che va per la maggiore adesso e anche il compagno di Paola Cortellesi. E lì ho capito, provenendo io da un piccolo centro della Calabria, che il cinema non era soltanto fare l'attore o il regista, ma dietro una mega produzione cinematografica c'erano diverse figure, dal produttore al direttore della fotografia al segretario d'edizione, e mi innamorai di questa meravigliosa arte. Organizzavo degli eventi alla Sapienza di Roma e da lì dissi a mio fratello, io tutta questa gente che io ho conosciuto nella mia carriera, allora era una giovanissima carriera, li voglio portare in Calabria, nella mia terra. E così sono partito. E quindi questo sogno si è realizzato. Ma il sogno ha avuto
una gestazione importante, perché non è stato semplicissimo. Io quando ho iniziato con i miei soldi, non ho iniziato con i sostegni. Come suol dire, in proprio, con i, rischiando. Sì, perché anche mi rendo conto che allora un ragazzo di 24-25 anni poteva apparire troppo sognatore e in alcuni casi forse anche megalomane, no? Dice, io questo vuole portare le star. E io per un anno e mezzo ho messo da parte dei soldini che avevo guadagnato facendo una produzione televisiva su Telespazio Calabria, che insomma la ricordiamo un po', sì, tutti, no? E facevo questa trasmissione dove ho avuto la fortuna di avere anche un buon successo e ho avuto diversi incassi pubblicitari. Quei soldi li ho messi da parte e lanciai la prima edizione del Magna Grecia Film Festival a Soverato, facendo in prima persona, sostituendomi in questo caso alle istituzioni che allora erano completamente assenti. Dal secondo anno in poi avevano capito il mio progetto e a Soverato ricordo con piacere e col sorriso il sindaco di allora, Raffaele Mancini, mi diede sostegno e la seconda edizione venne sostenuta dall'allora sindaco. Da lì poi il festival ebbe un grande successo, una crescita notevole, grandi aziende nazionali e internazionali che sono venute in Calabria, il sostegno da parte dei vari enti che avevano capito l'importanza e il livello della manifestazione, e siamo arrivati alla 17ª edizione, dove nella 10ª edizione mi sono trasferito da Montepaone, che avevo fatto un'edizione a Montepaone, a Catanzaro. Con la giunta Abramo, con il sindaco Abramo, che è stata una marcia in più in tutto il percorso. 17ª edizione, dicevamo, alla faccia di chi è permaloso, di chi è superstizioso, questo 17 porterà che cosa? Grandi cose? Ma io sto costruendo un festival importante, un festival sperando di ripetere quel successo dell'anno scorso. Certamente con tutte le precauzioni e con tutti i limiti che si hanno, con che la pandemia ci impone, insomma, no? Certo. Però stiamo lavorando per portare avanti un progetto culturale, cinematografico e di grandissimo spessore. È un bel sogno questo, avere un rapporto, aprire un rapporto costante, produttivo con il mondo della scuola, che è un mondo che sta soffrendo anche esso, questa pandemia, con tutte queste incertezze. Ma al di là di questo, la scuola come istituzione ritieni che sia pronta, visto l'entusiasmo dei giovani, che però viene un pochettino oppresso, di sentirsi partecipe ad un progetto che parla di cinema, ma che parla di storia del cinema, parla di bellezze naturali attraverso il cinema, che attraverso il cinema possono essere veicolate e fatte conoscere, perché questa Calabria non la conosce qua. Sembra che la conoscano tutti, ma ancora c'è, no, tanto da scoprire. La Calabria ha un grandissimo gap culturale di comunicazione con il resto del paese. Questo perché negli anni passati non hanno saputo investire su una comunicazione di livello affidandosi a gente di livello. Questo ha creato un grandissimo ritardo con il resto del paese e con il resto d'Europa. La Calabria non è riuscita a raccontarsi, ad avere una narrazione, come adesso si suol dire spesso, la narrazione che è venuta meno. Ecco, necessita una narrazione diversa di questa regione. Certamente ci sono eventi spiacevoli che raccontano la Calabria, ma ci sono anche eventi importanti, di grandissima cultura, di grandissima arte, che raccontano questa terra. E bisogna puntare su quegli eventi che possono dare la marcia in più nella comunicazione a tutto tondo, che non deve essere soltanto
l'evento fine a se stesso, perché l'evento fine a se stesso può servire tanto quanto, ma bisogna avere in quello spazio in cui avere, si svolge, però deve avere una, deve avere una cassa di, e l'evento è un evento che non si può ripetere da un'altra parte, la parola evento, il Magna Grecia è un evento perché non si ripete da nessun'altra parte, ci sono quei 10 giorni stop legati a Catanzaro, quindi tutta la comunicazione Rai, Mediaset, i vari TG, Sky, tutto quello che c'è stato in questi anni è servito a raccontare un pezzo di Calabria diversa, e le varie pagine dei giornali nazionali, dal Corriere della Sera, Repubblica, le più grandi testate hanno dedicato spazi importanti. E il pensare, insomma, di aver avuto in questi anni uomini come Oliver Stone, come Tim Roth, come Matt Dillon, come Matthew Modine, e aver conquistato le pagine anche grazie a loro a raccontare una Calabria diversa, non era assolutamente semplice e scontato, e sono orgoglioso che ci siamo riusciti con la mia squadra. Due nomi che ti serviranno, ti aiuteranno a far conoscere, ancora a continuare questa favola, questa fiaba, che è una bella fiaba della Calabria, del tuo festival, che saranno con noi, con te, con noi. Due nomi all'interno del progetto di quest'anno? Sì. Beh, abbiamo già dato, svelato il nome di Michele Placido, che è il presidente della giuria, che per la prima volta è già stato ospite da me in diverse occasioni, ma come tu sai negli anni ho avuto delle giurie prestigiosissime, da Ettore Scola a Mario Monicelli, a Citto Maselli, a Ugo Gregoretti, a grandi nomi del cinema che per anni si sono ripetuti e sono venuti a sostenere il progetto Magna Grecia. E adesso Placido è arrivato il momento di consacrarlo grande maestro, anche lui, no? È diventato un grande maestro, un regista di successo, un attore di successo, un produttore di successo. E chi più di lui può indicare a questi giovani autori che passeranno in rassegna un percorso da seguire? Giovani autori, tu li conosci, qualcuno che comincia ad elevarsi sugli altri. Ma sì, ma ce ne sono tanti, il cinema italiano. Svegliamo due nomi. Ma c'è Marco D'Amore, che è un grande talento, che è passato alla regia con la sua opera prima, L'Immortale, e che devo dire che insomma ha una marcia in più, e ha una certa sensibilità artistica che pochi hanno, ed è un ragazzo che studia molto, quindi che studia il cinema in maniera approfondita, ma è anche un uomo di cultura, quindi ha quella sensibilità necessaria per passare dietro la macchina da presa. Insieme a lui ne voglio citare anche un altro, è Marco Bocci, che è un altro grandissimo talento, che è un attore che si è cimentato anche lui alla sua opera prima, e devo dire con un notevole successo. Gianvito, ma tu l'attore l'avresti voluto fare? Sì. Io ho iniziato pensando di fare l'attore, poi ahimè penso che sia una professione un po' noiosa, non per togliere nulla a loro, però mi annoiavo terribilmente. Perché sembra una vita recitata? No, sai cos'è? Poi ognuno di noi deve capire quali sono i propri talenti, no? Tutti abbiamo dei talenti, e Dio ha dato a ognuno di noi dei talenti. La grande capacità, quello che si deve fare a scuola, i professori non devono pensare al mero voto, che non ha grande importanza dare 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, non è quello l'importante. L'importante è quello di dare la possibilità al giovane di scoprire i suoi talenti. Soltanto scoprendo il proprio talento si può coltivare il proprio talento e poi tentare di avere una vita improntata a fare quello che più piace. Quando sei lontano nella quotidianità da questo ruolo che svolgi in maniera così meritoria e così intensa, a che cosa pensi? Penso quello che ho pensato tanti anni fa, quando non sono andato via da questa regione, quello di non impoverirla,
come tanti sono costretti a fare, perché tanti non hanno voglia di scommettere, tanti non hanno la possibilità, non hanno il tempo da perdere per scommettere. E io voglio crescere i miei figli in questa terra, voglio dare loro la possibilità di migliorare questo posto dove siamo nati, e lo si può fare soltanto pensando al bene comune, pensando a lasciare qualcosa agli altri. Ma questo non sono parole di retorica, queste sono parole da me sentite. Certamente, perché vedo, io con l'enfasi con cui capisci bene che avrei potuto lavorare in qualsiasi posto nel mondo con quello che ho costruito e con le relazioni che ho. Però ho voluto dare il mio contributo a migliorare questa regione. È una regione che esprime talenti, indubbiamente, alcuni restano i più coraggiosi, e forse anche i più fortunati, ma non c'è fortuna senza talento e non c'è talento senza fortuna. Guarda, io credo che la fortuna sia determinante, ognuno di noi ha fortuna, bisogna conoscere la fortuna dentro di noi. La propria stella. Bisogna essere in grado di capire che nessuno non ha delle possibilità nella vita, bisogna saperle cogliere. Qui in Calabria necessita lavorare molto di più per avere successo. Tu sai bene che i calabresi in giro per il mondo hanno tutti successo, sono riusciti a fare cose grandiose. La vera difficoltà è avere successo in questa terra. E quando invece si ha successo qui, si può andare ovunque e fare delle cose. Perché io lavoro a Venezia, ho lavorato a Taormina e in tutte le realtà dove mi sono trovato, anche a Los Angeles, ho portato risultato. Perché provengo da una scuola molto difficile, che è la scuola calabra. Ecco, quindi la chiave del successo di chi resta in Calabria è credere in se stessi, ma anche nelle potenzialità di questa gente. Io sostengo che bisogna assolutamente credere nelle proprie capacità, bisogna credere nel proprio talento. Prima di credere nel proprio talento bisogna scoprire il proprio talento, che non è assolutamente semplice individuare in ognuno di noi quello che... perché alcune cose ci possono piacere, ma possiamo anche non avere talento. Io potevo amare diventare un calciatore, ma se non so giocare a calcio non diventerò mai un calciatore. Quindi il percorso di un ragazzo si può anche modellare, cioè il sogno che un ragazzo può avere, che quello di diventare calciatore, può essere modellato. Sta a significare che il ragazzo che non ha i piedi buoni forse potrà un domani fare il procuratore sportivo, e quindi modificare anche il sogno, ma mantenere la grande passione che ti ha portato ad avere quel sogno. Ma deve essere uno scultore dell'anima. Bravo, deve essere uno scultore. Modellarsi. E questo chi ti dà la possibilità di modellarti? La possibilità di modellarti te lo dà la scuola, la formazione, la famiglia e la grande volontà che ognuno di noi deve esercitare. Esercitare significa perseverare nel portare avanti i propri obiettivi. Trovare anche gli uomini giusti che ti comprendono, che apprezzano questo sì, sport. Questo è anche vero. Io ho avuto la fortuna di conoscere grandi uomini, che ho avuto anche la fortuna di farmi apprezzare da questi grandi uomini, da Mario Monicelli a Ettore Scola, che mi hanno dato grandi chance, grandi possibilità, ma quelle possibilità io me le sono prese, cioè loro... Hai poi tesorizzato... Assolutamente, cioè le cose... Devi trovarti al posto giusto, al momento giusto, ma devi essere in grado di giocare la partita. Se non sei in grado di giocare la partita, anche se ti trovi al posto giusto, al momento giusto, il gol non lo fai. Senti, Gianvito, ognuno di noi, almeno io, sì, abbiamo ha un pizzico di vanità. Sì. Questo è un sogno realizzabile nella misura in cui... esce dal cassetto e viene valutato, viene quantomeno sul quale c'è qualcuno che riflette sulla sua validità e
ti dovrà dare una mano. Però c'è quel pizzico di vanità. Un sogno nel cassetto per una star che tu avresti voluto, che forse avrai, forse... Guarda, sì, io voglio portare Al Pacino a Catanzaro. Ok, ma te l'ho detto. Non Il Padrino. Al Pacino, vedi? Sì, lì. Sì, ma non, io non Il Padrino. No, assolutamente. Al Pacino l'attore, sì, che poi è un attore straordinario. È un attore che amo molto, è un attore che ritengo... Non si può non amare, ma ha fatto dei film... La sua poliedricità è unica. Sì. Ma come Al Pacino... anche George Clooney lo vedo un po' più complicato, ma Al Pacino c'ero quasi arrivato. Perché uno... è il vero, l'altro è il bello. No, ma vedi che Al Pacino ha avuto un grande successo anche con anche le donne. Sì. Poi non è molto alto, come noi, non è altissimo. Evidentemente sono qualità nascoste che poi al momento giusto... No, è il grande fuori. Carisma, il grande fascino che ha un uomo, no? È un grande fascino. Carisma, chi ha avuto... O si ha o non si ha. Il maggior peso carismatico. Ma è Ettore Scola, un uomo di grande carisma. Per quale verso? Un uomo duro? Ma guarda, io ho avuto, ancora adesso mi capita, senza la sua pretesa di insegnare nulla, perché Scola non aveva nessuna pretesa, però io ancora adesso mi porto, ma facendo questa cosa, Ettore, cosa penserebbe? Capito? Mi faccio sempre spesso questa domanda, quindi mi aiuta a modellare quello che vado a fare, a renderlo... Quanto vale per te essere riflessivo o essere istintivo? Guarda, la mia caratteristica, questo compensa molto mio fratello in questo, è un lavoro di squadra anche quello che si fa, io sono dire il front man, quello che appare spesso, no? Però devo dire che c'è tutto un percorso dietro, perché non è semplice avere quotidianamente migliaia di input, di progetti che si stanno costruendo, facendo. Quindi la mia gioia di fare le cose, il mio entusiasmo, insomma, mi porta molte volte ad esagerare. Chi mi trattiene, mi fa riflettere su molte cose, alcune volte sostengo anche sbagliando, è mio fratello, ma molte volte avendo anche ragione. Ma sbagliare è positivo. Ah, fondamentale. È positivo. Ti insegna. Guarda, io penso di non sbagliare mai, perché ti dico perché non sbaglio mai, perché l'errore che vado a fare alla fine mi serve. Quindi c'è un fatto di compensazione. Lo miglioro, insomma, no? L'errore che il mio sbagliare mi aiuta a migliorarmi. Quindi ritengo che anche l'errore sia importante nel percorso di un uomo. Breve è ormai il tempo che ci resta. Io ti voglio fare due domande che hanno attinenza ovviamente con l'attività che svolgi. E la prima, i giovani e la droga. Ecco, il cinema che cosa può dare, cosa può insegnare, cosa bisognerebbe fare perché i giovani recepissero l'insegnamento positivo rispetto agli esempi negativi. Guarda, non è il giovane è fragile in molte occasioni, quindi rischia di essere assorbito e violentato dall'intera società. I più fragili cadono in questo terribile tunnel che è la droga. Sono le persone più fragili. Bisogna, le persone più sensibili, le persone dotate di grande sentimento, e bisogna aiutarli, no? Io non me la sento di dire quello che dovrebbero fare. Io mi sento di... di cancellare dalla propria vita tutte quelle sostanze che ti portano a non avere il controllo di te stesso. Sta a significare l'alcol, la droga, sono sostanze che non fanno altro che impedire al ragazzo di sviluppare al meglio i propri progetti, anzi diventeranno dei macigni e dei muri insormontabili.
Nel cinema come nella vita, se non c'è la donna, non c'è l'anima. Che dici? Ma le donne sono importanti, no? La donna è musa, ispiratrice di tanti progetti. Ma io ho una vita con una donna da tanti anni, che è mia moglie, mi ha dato due splendidi bambini, quindi la ringrazio dell'amore, della costanza di stare accanto a me. E penso che in molti progetti ci sta una musa che vada al di là, in ogni progetto di un regista, di un produttore, c'è sempre la donna. È importante avere una compagna accanto. Gianvito, concludiamo con una domanda forse banale, ma che penso non lo sarà, né per la risposta che mi darai. E un mare bellissimo a Catanzaro Lido, il mare di Catanzaro, e anche un mare di gente. Quanto te ne aspetti per questa edizione? Ma guarda, io non e ho... qual è, e se ci sarà, solo sapere se ci sarà un colpo a sorpresa. Ma certo che ci sarà. Ci sarà un grande colpo a sorpresa, mi auguro. Insomma, l'augurio è quello, il sogno è quello. La gente, io ho pensato questa manifestazione, l'ho sempre voluta gratuita, penso che sia l'unica manifestazione di un certo livello che è rimasta gratuita. Perché l'ho voluta gratuita? Perché io provengo da una famiglia borghese, e mio padre è un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, mia madre è un insegnante, quindi se loro avessero dovuto ogni sera pagare un biglietto per 4 persone era complicato, no? Cioè, e quindi forse la mia grande passione, il mio grande amore, la mia grande conoscenza per quest'arte non sarebbe potuta esplodere. E non voglio che un giovane, un domani, non possa presenziare, non possa frequentare, conoscere l'attività cinematografica. Quindi l'ho voluta gratuita per questo motivo, rinunciando a tanti soldini. Ma penso che la rinuncia a quei soldi sia un grande investimento per il futuro. Un grande investimento dove tanti giovani ameranno quest'arte e daranno molto a quest'arte. Grazie Gianvito, io voglio ringraziare anche quelli che stanno dietro, davanti a noi, che non si vedono, ma che ci hanno permesso di poter... Io ringrazio voi, ringrazio la Nuova Calabria, ringrazio te, vi aspetto al Magna Grecia, vi aspetto dall'1 all'8 agosto al porto di Catanzaro. Grazie.